Questa settimana abbiamo presentato una mozione, una sorta di manifesto del pendolarismo toscano, a seguito di un lavoro annuale, perché noi abbiamo fatto un lavoro durante questo anno di sostegno, di denuncia di tutte le criticità che sono nel trasporto pubblico locale su ferro. Questo manifesto vuole raccoglierle tutte e per trovare una soluzione non possiamo tutte le volte che c'è un disagio telefonare un numero verde che poi ti risponde dopo un mese con un giro di parole. Noi vogliamo che il cittadino possa manifestare l'apprezzamento o meno di un servizio con uno strumento informatico, con un'app, una pagina dove ci sono determinate domande, il cittadino pendolare risponde, così la Regione Toscana ha un'immagine in tempo reale di quello che sta accadendo e come provvedere a risolvere i problemi. Speriamo che la Regione recepisca questo messaggio. Il progetto Buoni Scuola è un progetto fatto dalla Regione Toscana per finanziare le scuole dell'infanzia che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni. Noi abbiamo chiesto con la nostra mozione che venissero finanziate prevalentemente le scuole di infanzia paritaria pubbliche rispetto alle private, perché abbiamo visto che in Toscana invece vengono favorite quelle private, 1.600.000 euro contro 1.350.000 che vengono date a quelle pubbliche. Noi con la nostra mozione abbiamo fatto questa richiesta perché il Movimento 5 Stelle è a favore della scuola pubblica e la maggior parte delle forze politiche ha risposto di no. Questa settimana segnaliamo che durante il Consiglio regionale su una nostra proposta abbiamo ottenuto l'unanimità e questa proposta riguarda la possibilità di istituire in tutte le ASL dei centri diurni e degli ambulatori per la cura dei disordini del comportamento alimentare. Credo che sia un segnale grande di sensibilità rispetto a un problema che riguarda soprattutto le giovani generazioni e gli adolescenti, ci riferiamo all'anoressia, alla bulimia, ai disturbi da abbuffate compulsive, che sono appunto dei disturbi assolutamente gravi, cronici, che necessitano davvero di un buon lavoro d'accoglienza, di competenze e di riabilitazione. Questa settimana vi parleremo di cooperative edili, quelle cooperative che hanno visto i propri soci soggetti a dei soprusi e delle truffe. 320 famiglie in tutta la Toscana stanno affrontando questo periodo della loro vita molto tragico. Dunque di Scandicci, con l'aiuto dei consiglieri comunali Bencini e Fulici e col supporto di tutti gli attivisti locali, il nostro senatore Mario Giarrusso ha visto il successo della sua iniziativa, quella di eleggere a proprio indirizzo di segreteria regionale l'abitazione del cittadino Talarico, il quale si è a questo punto visto sospendere dall'ufficio giudiziario la pratica di sfratto ed è tutto stato rimandato all'ufficiale. Pertanto questo potrebbe essere anche un nuovo stimolo per gli altri nostri consiglieri comunali che stanno lottando su questo fronte. Parliamo della consigliera Benvenuti a San Miniato, del consigliere Lepri ad Arezzo, dei consiglieri Marchetti, Sarais, La Fauci a Livorno, per andare ad invitare altri cittadini a denunciare queste loro vessazioni subite e potremmo con questo riuscire ad innescare un sistema domino che porterà a far scoprire tutte quelle che sono gli illeciti scoperti nel corso di questa nostra azione. Ancora una volta abbiamo trattato il tema amianto per chiedere la mappatura completa nel territorio toscano e l'attivazione al più presto delle bonifiche. È un tema che riguarda sia gli edifici scolastici, sia i capannoni diffusi nel territorio, ma anche vaste aree di competenza delle autorità portuali. Questa proposta di buonsenso del Movimento 5 Stelle, che chiedeva un osservatorio sullo stato di attuazione del piano regionale di tutela dell'amianto, per l'ennesima volta il PD ce l'ha bocciato. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese
A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito, degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi. Ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consiglieri regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro: noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo Paese.